Con noi Luca Cammarata a commentare questa bella vittoria per voi, semifinale di andata. Oggi eravate fuori casa, 4 gol che sono importantissimi per il rigore. Sì, abbiamo giocato bene, anche se siamo andati in svantaggio subito, però siamo riusciti a rimontare. Alla fine abbiamo sbagliato anche qualche gol, però ci può stare, considerato che la serata è stata anche così, il campo così bagnato. Certo, non era ottimale, non era scivoloso. Sì. Forse anche un po' troppo nervoso, soprattutto nel primo tempo, poi fortunatamente nel secondo gli animi si sono calmati, però comunque la partita è stata una bella partita, maschia, sì. Che non ci sono state enormi scorrettezze. No, una partita corretta, dura, diciamo. Comunque, sicuramente voi, nonostante le partite di quarti non le avete disputate, credete fortemente in questa finale? Sì, ovviamente ce l'andiamo a giocare, una volta abbiamo vinto. Continuiamo così, speriamo. Certo, va bene, ringraziamo Luca Cammarata e ci vediamo alla prossima. Buonasera a tutti, siamo qui con l'International de Porto Alegre per commentare questa troppo brutta sconfitta contro il River Plate. Qui con noi Giulio Grasso, secondo noi il migliore in campo. Giulio, avete fatto una buona partita, però forse l'assenza del portiere ha condizionato. Sì, è mancato il punto forte della squadra, che era il portiere. Purtroppo, non avendolo, abbiamo subito 4 gol. Che ci poteva anche non stare, alla fine a posto, cioè l'importante è giocare, andiamo a perso, ci faremo al ritorno. Vabbè, infatti comunque nonostante oggi la giornata fosse piovosa, un caloroso pubblico vi ha supportato per tutta la partita. Sì, grazie a tutti voi che c'era, qui abbiamo il presidente, Benicioli, l'altro professore Guglielmino, ci hanno diciamo incoraggiato a vincere, purtroppo non c'è dalla vittoria. Purtroppo i maccheroni sono quelli che riempiono la pagina. Sicuramente, vedremo alla semifinale di ritorno allora. Ecco, si vedrà alla semifinale. Va bene, ringraziamo l'International e a dopo per l'intervista. Arrivederci.